Vediamo insieme l'occorrente. Un foglio verde, due fogli gialli, un foglio bianco, un cartoncino azzurro, un cartoncino marrone, colori, una matita, la colla, le forbici e dei tappi di diverse dimensioni. Piegate il cartoncino marrone per creare un rettangolo e ritagliate il rettangolo. Ora che avete il rettangolo, piegate i due angoli in basso verso. La stessa cosa dall'altra parte. Prendete la colla e incollate gli angoli e la base. Prendete il cartoncino azzurro e incollate il nido. Prendete il foglio bianco, la matita e il tappo grande e tracciate il bordo. Prendete le forbici e ritagliate. Adesso prendete i fogli gialli e i tappi più piccoli e tracciate il contorno. Un pulcino giallo scuro, un pulcino giallo. Prendete le forbici e ritagliate. Ora prendete il foglio verde e ritagliate una banda. Adesso ritagliate tante bande senza mai arrivare fino in fondo. Prendete la matita, prendete una banda e arrotolatela intorno alla matita per creare un effetto 3D. Continuate finché non avete arricciato tutta la banda. Ora prendete la gallina e il cigno e ritagliate le ali in questo modo. Questa è l'ala della gallina. Piegatela e mettetela da parte. Fate la stessa cosa con i pulcini. Prendete il nido, prendete un pennarellino e decorate. Prendete la colla e incollate la gallina. Sì.
mașini. Cresta. Ed ecco il nido con la gallina e i pulcini finito. Buona Pasqua a tutti!